Buongiorno, buongiorno, ti devo dare delle belle notizie. Allora, se tu sei sceso a fare la TAC, Lando era lì e ti ha visto, però ha fatto per avvicinarsi, ma l'infermiera ha detto, signora, guardi, non si può avvicinare, perché abbiamo appena fatto una TAC. Però eri coperto e stavi dormendo, quindi... Dopo chiedi, ti hanno portato giù a fare una TAC? Perché se sei andato giù a fare la TAC, Lando ti ha visto. Ha detto che ho visto la testa senza capelli, però eri coperto, quindi non è riuscito a capire se eri tu o no. Però secondo lì aveva avuto questa sensazione fossi tu. Ho detto io, perché non l'hai chiamato? Ha detto non sapevo come chiamarlo. Va bene, dai, comunque dai, è una cosa bellissima. Beh, spero solo che eri tu. Dila. Va bene, salgo. Ciao. La nonna ha rotto le palle. Vabbè, devo andare su a mangiare pure mio. Comunque, oggi pomeriggio faccio un salto, sono da te, ti mando il video quando sono là. Ok? Vediamo se c'è qualcosa di bello. Quando cado nella disperazione, ricordo a me stesso che in tutta la storia la verità e l'amore hanno sempre vinto. Ci sono tanti tiranni, ci sono tanti assassini. E per un po' sembrano invincibili, ma alla fine crollano. Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio. Chi è capace di soffrire e lottare, alla fine vince. Ricordalo sempre. Siamo per natura esseri affamati di cibo, siamo per natura esseri che desideriamo il rapporto con gli altri. Sempre cerchiamo il cibo, altrimenti periamo e siamo sempre in attesa dell'altro perché la solitudine ci uccide nel più profondo di noi stessi. Se la nostra fede non supera quella di scribi e farisei, se non ci vogliamo, se non cogliamo la santa follia del Vangelo, la sovrabbondanza dell'amore, non siamo ancora entrati nella logica del regno, che è logica di Dio. La ciccia, tutti dovrebbero avere almeno un'ora al giorno di felicità, un'ora in cui venga solo la voglia di ridere e, nei casi più disperati, piangere di gioia. Mi hanno insegnato che il saluto è educazione ed è altrettanto educazione rispondere. Mi hanno insegnato che nella vita tutto si può dimenticare tranne il bene ricevuto. Mi hanno insegnato che se una persona si ritiene superiore bisogna lasciarla vivere nella sua inferiorità. Mi hanno insegnato a vivere camminando a testa alta perché nessuno è così importante da farci abbassare lo sguardo. 12. Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. Ok, qual è? Allora, amore, adesso vado a mangiare, tu cerca di riposarmi, fammi sapere se effettivamente eri giù e oggi pomeriggio conto di stare intorno alle 5 e mezza, vabbè, ti mando comunque un video quando sto partendo, così sai che sto arrivando. Va bene? Ricordati che ti voglio un mondo di bene e non vedo l'ora di abbracciarti, perché veramente non ce la faccio più. Un bacio, un cuore. E un abbraccio mega galattico. A dopo, cuore.